7 maggio 1915. Prima guerra mondiale. Il transatlantico Lusitania viene affondato da un U-boot tedesco. 1.198 persone perdono la vita. Il Lusitania, varato nel 1906, è stato ideato per essere la nave più grande e più veloce del mondo. Viaggia a una velocità di 25 nodi, è largo 26 metri e lungo 238. Può ospitare circa 3.000 persone, fra passeggeri ed equipaggio. L'affondamento avviene al largo delle coste irlandesi in seguito a un blocco navale che la Germania dispone attorno alle coste della Gran Bretagna e che il Lusitania prova a forzare. Circa 1.000 cittadini degli Stati Uniti, ancora neutrali, annegano.